Caratteristicamente parlando, provengo dal mondo delle randonnée. Questo è dal 2009. Questa pratica sportiva è una pratica dei randonnée, che sono quei ciclisti che percorrono lunghe distanze, che vanno in bicicletta di giorno e di notte, che lo fanno anche con un senso turistico. La cosa più bella delle randonnée è che non hanno classifica. Le cose più importanti, più belle che ho fatto sono state nel 2010 la 1001 miglia e nel 2011 la Parigi-Brest. Sono andato a accompagnare un mio amico in Francia che ha fatto la Parigi-Brest e di lì è nata questa... mi piaceva questo mondo, questo movimento. Era un modo diverso di vedere la bicicletta, quindi con meno tensione. Già il fatto che le persone quando hanno sonno si fermano per la strada a dormire in una panchina dell'autobus. Questa è una parte della mia attività ciclistica, perché io ho iniziato da ragazzino. Devo dire che la bicicletta per me è una cosa importante, è una parte di me. È come quando io mi metto le scarpe, io mi metto la bicicletta. Sostanzialmente quando vado in bicicletta mi rilasso. Devo dire che la mia attività ciclistica ha avuto un momento di stop quando avevo i bambini piccoli. In questo periodo ero cresciuto di peso, ero 82 kg e mi fumavo 40 Marlboro. La ripresa della bicicletta mi ha consentito di poter risolvere anche questi problemi, nel senso che ho smesso di fumare nel 2000 e attualmente sono 63 kg. Una sera sono stato invitato dalla CNA, dalla mia organizzazione, ad un'iniziativa che faceva la Sabrina Bianchi. Doveva partire per l'America, doveva fare la RAM. Io non sapevo di che cosa si trattasse, però qualcosa è successo quella sera, nel senso che questo fatto della lunga percorrenza mi ha comunque in ogni caso stimolato. Di ritorno Sabrina, perché Sabrina ha portato a termine la RAM con successo, ci ha presentato un video. C'è stato un momento particolare di quel video, quando Sabrina, nel momento più difficile della sua gara, quando Mauro Farabego gli dice ma non vai avanti, non era la cosa più importante che volevi fare. Ecco, quella cosa è stata la cosa che è stata la molla, la scintilla che mi ha spinto a pensare che era una cosa che potevo fare io, perché magari può sembrare masochistico il senso del sacrificio, però quello è stato l'aspetto più importante. Ti voglio vedere tranquillo, sereno un po', capito? Smettila di fare quella faccia da donna bastonata. Chi è che da me? Lo hai mai? E gli dai, eh? Dai, stai facendo la cosa più bella che ti piaceva. Cosa vuoi di più? Dai. Ma che cos'è la RAM? È una bella domanda, cos'è la RAM? La RAM, quando ho tentato di spiegarla al mio barbiere, mi ha detto che è una cosa da pazzi. Indubbiamente è un'esperienza unica che nasce dal desiderio di fare una cosa forse unica nella vita. Fisicamente è l'attraversamento dell'America, una coast to coast di 5.000 km con 35-38.000 metri di dislivello. Si attraversano 13 o 14 stati a seconda delle edizioni. È un'esperienza, dicevo, che nasce soprattutto in testa, perché è la testa che te la fa fare. Fisicamente è una cosa quasi impreparabile. Ci sono 12 giorni di tempo massimo, per cui facendo i conti bisogna fare almeno 450 km al giorno. Per fare 450 km al giorno deve pedalare dai 10 ai 12 giorni, insomma. Però è un'esperienza bellissima che quando finisce ti lascia nel cuore un segno positivo, non soltanto al ciclista ma a tutti gli amici che lo seguono, sia da casa che nella crew. A proposito di crew, normalmente questa gara necessita di una macchina che obbligatoriamente deve seguire il ciclista giorno e notte, e ovviamente un camper di appoggio normalmente si fa con 8-10 persone. Nel 2011 ho tenuto in piedi queste due attività
una la preparazione alla Parigi-Brest, l'altra le gare di qualificazione per la RAM, nel senso che volevo fare questo tentativo. Le due gare sono state svolte regolarmente con una buona soddisfazione, la 24 ore del Montello e in Svizzera la Rad Marathon. La 24 ore del Montello sono state, ho fatto 570 km in 24 ore, in 28 ore invece alla Rad Marathon ho fatto 720 km e in questo modo mi sono qualificato. Attualmente alla RAM siamo iscritti in 40 e gli italiani iscritti siamo solo in 2. Per fare naturalmente questa gara, che è impegnativa, occorre fare una determinata preparazione, più tipi di preparazione, perché c'è una preparazione di condizionamento del proprio fisico ed è per questo motivo che ho utilizzato la palestra per fare in modo che anche muscoli non usati in bicicletta venissero stimolati. Visto che in bicicletta comunque si assumono delle posizioni che sono ingobbite, un po' scorrette, c'è bisogno di aprirsi e quindi ho fatto un'attività di yoga che mi ha messo nelle condizioni appunto di poter tonificare un po' il mio corpo. Ho fatto un'attività di Pilates che, come dice Michela, serve per fare in modo che tutti i muscoletti si tonifichino. Ho fatto poi infine un'attività di rilassamento alle terme di Castrocaro, cercando di utilizzare quegli spazi come momenti di rilassamento, ma anche di questo inverno è stato freddo e ho utilizzato quegli spazi anche per fare in modo che le mie ossa si riscaldassero. Oltre alla preparazione del fisico, c'è una preparazione vera e propria in bicicletta che è iniziata già a gennaio. Già il 6 di gennaio ho cominciato ad allungare, a fare dei percorsi a partire da oltre i 200 km. Sono andato a Loreto, sono andato a Assisi, sono andato a trovare il mio amico Tony Lonero ad Anzio e poi l'ultima galoppata l'ho fatta di recente, nel senso che ho fatto 2 giorni e 2 notti di continuo e che mi hanno consentito di conoscere ancora di più meglio le mie possibilità e la mia preparazione. Sono cosciente che questo è un grande impegno, però sono anche consapevole che questo tipo di preparazione, la squadra che sarà con me, che sarà un elemento fondamentale per portare a termine questa cosa, questi elementi qui potranno fare in modo che il mio sogno si realizzi.